Quali sono le specie acquatiche allevate in acquacoltura? Ciao a tutti ragazzi, io sono Alessandro Nicoletti, biologo marino e fondatore dell'associazione ecologista Keep the Planet. Qui in questo video, il quarto episodio dedicato all'acquacoltura, vedremo quali sono le specie acquatiche più utilizzate dall'industria dell'acquacoltura. Come ormai noto, il 90% degli stock ittici a livello globale sono sfruttati al loro massimo biologico. Come possiamo vedere dalla foto, negli ultimi anni le tonnellate di pescato non crescono, perché le risorse ittiche non sono infinite, mentre di pari passo è cresciuta la produzione di prodotti derivanti dall'acquacoltura. In un mondo dove la popolazione umana cresce senza sosta e dove difficilmente sarà possibile obbligare l'intera umanità a non assumere proteine animali, l'acquacoltura è forse la sola strada percorribile per garantire la sicurezza alimentare del futuro. Ma ad oggi, quali sono le specie acquatiche più allevate in acquacoltura? Possiamo stilare ben tre classifiche che prende in considerazione diversi parametri. La prima, la quantità prodotta per specie ittica. La seconda, il valore economico prodotto. E la terza, che raggruppa invece le diverse specie acquatiche suddivisi per categorie. Seguendo il primo metodo, questa è la classifica delle 10 specie per produzione. Ai primi due posti e alla settima troviamo le alghe marine, mentre nella terza, quinta, nona e decima posizione troviamo rispettivamente tutte specie d'acqua dolce, come la carpa e la tilapia, mentre nella quarta e ottava posizione troviamo due specie di molluschi. Sebbene in Italia le specie allevate in acquacoltura più famose sono orate, branzini e salmoni, queste specie non rientrano in questa speciale classifica. Il discorso cambia se valutiamo il valore commerciale. Nella classifica dove si prendono in considerazione i parametri economici, al primo posto troviamo la mazzancolla tropicale, seguita dal salmo salar, il salmone atlantico, per poi lasciare spazio ai pesci d'acqua dolce come carpe, tilapie e alcune specie di granchio, mentre in decima posizione troviamo la vongola verace giapponese. Analizzando i gruppi di organismi allevati, al primo posto troviamo le carpe e altre specie di ciprinidi. Al secondo posto gamberi e mazzancolle. Il terzo posto occupato dai pesci ossei del gruppo dei salmoni e delle trote. Tilapie e pesci gatto alla quarta e quinta posizione. In sesta i gamberi d'acqua dolce, per poi trovare altri gruppi come i molluschi e i granchi. Analizzando queste classifiche, la prima cosa che ci può venire in mente è che le specie più famose in Italia e che troviamo più frequentemente sul banco del pesce non rientrano in queste classifiche. Fatta eccezione per le mazzancolle tropicali e il salmone, molte specie come cozze, vongole, scampi, merluzzi, alici, sgombri, tonni, calamari, seppie, orate e branzini non entrano nelle classifiche internazionali. I motivi sono semplici. Da una parte, alcune specie non sono allevabili, come ad esempio le alici e gli sgombri, perché non riusciamo in cattività a controllare completamente il loro ciclo biologico. Altre specie allevabili, come ad esempio le orate e i branzini, invece non sono determinanti a livello globale. Il motivo è semplice, perché la Cina, il primo produttore mondiale, ha diverse tradizioni culinarie dalle nostre. Bene, per questo video è tutto, per questo brevissimo video delle specie più allevate in acquacoltura. Spero che sia stato di tuo gradimento. Se lo è stato, per favore condividilo, ma soprattutto diventa un nostro iscritto. Iscriviti all'associazione e soprattutto al canale di Keep the Planet. Abbiamo bisogno di iscritti e di appassionati di conservazione e tutela ambientale e animale. La natura ce lo chiede. Ciao da Alessandro.